Ovviamente questa struttura, come tutti sappiamo, è stata già ultimata da più di un anno e in diverse occasioni dallo stesso sindaco e da altri assessori è stato annunciato l'imminente apertura. Questo purtroppo non si è mai verificato perché il comune non ha espletato le pratiche per l'affidamento della gestione a un soggetto terzo. E ovviamente non è accettabile una cosa del genere nel momento in cui una struttura è pronta ad essere utilizzata e la città la richiede da tempo perché sarebbe tra l'altro la prima struttura dedicata all'asilo nido comunale. Quindi ho presentato un'interrogazione chiedendo al sindaco quali fossero i motivi che hanno causato questo ritardo, questo ennesimo slittamento, perché la struttura sarebbe stata operativa e disponibile anche per l'anno scolastico già insomma, scorso. E poi volevamo sapere anche quali erano i tempi certi che l'amministrazione riteneva insomma, di poter comunicare per l'apertura questa volta vera di questa struttura. Il sindaco ha fatto un excursus di tutta la vicenda dicendo che appunto nella prima parte in cui è stato edificato l'asilo, la Regione Lazio aveva creato dei problemi al comune cercando di imporre che gestisse il comune in prima persona questa struttura. Però ha detto il sindaco che questa cosa non era possibile perché noi non possiamo assumere, le leggi vigenti impediscono ai comuni di assumere personale, quindi siamo rimasti bloccati in questa lotta con la Regione. È un po' singolare, quasi come se volesse dire che in regione non sanno che il comune non può assumere personale per gestire una struttura del genere. Comunque sia, poi non ha spiegato bene come, ma la regione poi si è convinta del fatto che il comune non potesse fare questa gestione in prima persona e quindi il comune a quel punto avrebbe potuto e dovuto, anzi, pubblicare un bando per affidarla. Ma lì si è ripresentato, come ha detto il sindaco, un diverso problema. A quel punto il comune, dice il sindaco, testualmente poteva anticipare delle somme che ha indicato per 150.000 euro per la gestione di questo asilo e poi le avrebbe recuperate l'anno dopo dalla Regione Lazio. Però purtroppo non avendo a disposizione questi soldi questa cosa non è stata fatta e questo ha causato un ulteriore slittamento che ci porterà, a detta del sindaco, da qui a 5 mesi a completare l'iter tra il bando, la pubblicazione e appunto l'affidamento a una società, a una cooperativa, a un privato che appunto la prenderà in carico dal comune. Questo è stato l'esito dell'interrogazione che però sinceramente ci ha lasciato molto insoddisfatti. La prima motivazione è semplice, il comune quando progetta, insomma intende costruire un'opera deve sin dall'inizio avere le idee chiare su come deve essere gestita, non può aspettare che l'opera sia completata, ultimata e non sapere ancora cosa ne deve fare. E poi, da quello che ha detto il sindaco, emergono altri interrogativi, quindi invece che chiarire ha aggiunto altri dubbi. Se è vero che la Regione Lazio era pronta a darci dei soldi per l'anno successivo, per carità, però comunque era pronta a darci dei soldi per questa struttura, per la gestione, vuol dire che oltre al finanziamento iniziale per la costruzione, poi dopo abbiamo perso un altro finanziamento e questo è un ulteriore danno per la collettività. Quindi pensa, diciamo, che questi soldi non possono essere recuperati in qualche maniera, non ho capito bene. Questo ce lo dovrebbe dire il sindaco, però da come siamo rimasti, dall'esito dell'interrogazione, delle sue risposte, ha detto che adesso il comune pubblicherà un bando in cui metterà a disposizione la struttura a un privato e che poi, fissando anche le quote che dovranno essere pagate dai genitori, le quote massime, e poi i privati che parteciperanno alla gara potranno, in sede di offerta, abbassare questi prezzi e suppongo che il migliore offerente, quello che presenterà l'offerta più bassa, si aggiudicherà la struttura, però senza alcun tipo di contributo da parte del comune, neanche poi comunque sia restituito dalla regione. Chiaro. Ma questa soluzione non poteva essere quindi applicata prima, non, cioè nel senso il bando poteva essere già una soluzione applicata. Dalla risposta del sindaco non si è capito bene perché ha fatto una ricostruzione che io ho definito in un comunicato stampa recente un po' fumosa, nel senso ha dato una serie di motivazioni accavallando i tempi anche come dicevi giustamente, sia di un ipotetico di una ipotetica gestione comunale che invece di una gestione però data a terzi con o senza contributo. L'unica cosa chiara che è emersa è che questo asilo rimarrà chiuso ovviamente ancora per tutto l'anno 2016 e forse, ma io dubito perché non è una cosa normale, è anomalo che un asilo, una struttura del genere apra a febbraio-marzo, quando mancano 2 mesi alla fine dell'anno scolastico, quindi se ne riparlerà per l'anno scolastico 2016-2017.